Ciao ragazzi, bentornati sul canale Tutto Tech. Oggi vogliamo entrare un po' di più nello specifico delle funzioni del nostro assistente vocale. Sì, perché abbiamo letto che ci sarà una specificità in più per quanto riguarda il mondo della cucina. E sì, perché si avvicina molto di più a quello che è il software per il bimby. Sì, lo so che abbiamo fatto un po' di video sul bimby ed è un po' che non li facciamo, qualcuno ci aveva chiesto quando farete altri video. Sto impegnando mia moglie a cercare le novità e ce ne sono. Comunque, tornando al nostro dispositivo. Allora, il nostro dispositivo vocale ha la possibilità di fornirvi delle ricette. Finora bastava scaricare una skill e vi dava delle informazioni sulle preparazioni, eccetera, eccetera. Adesso ho stretto una collaborazione con Giallo Zafferano e da qui abbiamo la possibilità, dicendo il nome del nostro assistente, seguito da Cuciniamo, oppure gli potete dire direttamente che tipo di piatto volete e vi comparirà tutta una selezione di piatti. Una volta scelto il piatto che vi interessa, lo selezionate e gli dite avvia ricetta. Fatto questo vi compariranno i tempi di preparazione, gli ingredienti, tutte le specifiche per poter arrivare alla conclusione della ricetta. Ma questo è quello che si poteva fare finora. Abbiamo allargato un po' di più il palinsesto delle ricette, perché siamo oltre 6.000 ricette, dall'antipasto al dolce vi potete sbizzarrire a fare qualsiasi cosa. Ma le novità che hanno portato su questo tipo di funzione è la possibilità, se non ho capito uno dei passaggi, di poter tornare indietro in modo tale che mi ripeta nuovamente quello che è il passaggio. Mi basterà dire il nome del dispositivo e indietro e tornerà al passaggio precedente. Naturalmente, altra cosa che hanno implementato, adesso non bisognerà più uscire dalla skill, potrete anche impostare dei timer, delle sveglie, quindi anche questa è una funzione che è stata implementata. E se poi, mentre sto cucinando, capita che devo andare a prendere il bambino all'asilo, a scuola, o devo andare a fare qualcosa di importante, cosa faccio? Perdo tutto? No, vi basterà dire il nome sempre dell'assistente e poi dire salva ricetta. Per poterla richiamare ci basterà dire mostra le ricette salvate e lì riprenderete a cucinare da dove ve l'avete lasciati. Potete anche dirgli esplicitamente, perché magari avete cominciato a vedere le ricette che ci sono a casa vostra e poi dovete andare a casa della mamma o della suocera e volete continuare o proporre quel tipo di ricetta, e gli potete dire invia ricetta al telefono. In questo caso invierà la ricetta che avete selezionato sul vostro cellulare e lì potrete farla vedere passo per passo alla persona che dovrà cucinare, o oppure dove siete cucinate voi. Naturalmente poi ci sarà anche la possibilità di vedere le ricette quelle più gettonate, perché gli utenti potranno anche votare le ricette, come sono venute, se l'esecuzione era corretta ed era comprensibile. Quindi in base a tutta una serie di votazioni e naturalmente ai vostri gusti avete la possibilità anche di entrare in una sezione dei preferiti, diciamo non tanto dei preferiti ma più che altro di quelli che hanno avuto una votazione più alta. Prossimamente poi verrà aggiunta la possibilità di verifico la ricetta e mi accorgo che mi mancano le uova. Da lì verrà la possibilità di mettere automaticamente gli ingredienti mancanti, comprese le uova, all'interno della nostra lista della spesa. Bene ragazzi, questa è la novità che abbiamo letto per quanto riguarda i nostri Eco Show, che ci danno sempre più possibilità di utilizzo e per noi era molto importante, soprattutto per gli amanti della cucina. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!